Torniamo in Italia. Da dicembre 2021 a marzo 2023 il saldo dei conti correnti è calato di oltre 61 miliardi di euro. E quanto emerge da una ricerca della FABI, la Federazione Autonoma Bancaria Italiana, il caro vita non solo ha invertito la tendenza al risparmio delle famiglie, pressoché prossima allo zero nei primi 5 mesi, ma ha cominciato a erodere le riserve accumulate dal sistema produttivo. Al microfono di Anna Marino, Lando Sileoni, segretario generale FABI. Abbiamo 61 miliardi in meno sui conti correnti nel 2021 e negli ultimi 3 mesi abbiamo registrato un ulteriore, le famiglie e i singoli individui hanno la necessità di utilizzare i risparmi di una vita per far fronte al caro prezzi, e le imprese preferiscono utilizzare il proprio denaro anziché rivolgersi alle banche, dove con il costo del denaro talmente alto voluto dalla BCE ci sono dei tassi di interesse molto alti. È un'inversione di tendenza e inoltre c'è anche una disparità di trattamento dei risparmi rispetto ai mutui, rispetto appunto ai prestiti. Le banche, di fronte a tassi di interesse che fanno pagare molto alti, non possono non riconoscere altrettanti tassi positivi sulle persone che hanno soldi sui conti correnti, perché dare lo 0, qualcosa è veramente inaccettabile.